quanto più io voglio dare al Bore, e questo io, in questo io costruisco la mia intenzione, i miei pensieri. Dopo che io ho questa richiesta e controllo me stesso, quanto più posso realmente dare, oppure ricevo da lui prima la forza della dazione, e poi quanto più posso innalzarmi dal mio desiderio di ricevere attraverso le restrizioni, significa che non uso il mio desiderio di ricevere per me stesso, solo piuttosto per l'amore della connessione, per dare contentezza al Bore, che innalza dal mio desiderio di ricevere una tale intenzione, e in accordo a questo, in accordo alla mia intenzione rivestita nella forza che viene da me dal Bore, e allora io comincio a sentire che ho una connessione con il Bore. Allora comincio ad essere nella costruzione del Parsuf. Significa che possiamo dire che il desiderio di ricevere c'era, ha fatto una restrizione su esso, e adesso attraverso la luce superiore comincia a ricevere, comincia a ricevere dalla luce superiore. La preoccupazione, il trattamento, la luce superiore significa che comincia a formattarlo, che qual è la parte della testa, qual è l'interno, Rosh, Tok, Sof, e cosa fare con questo desiderio di ricevere. Cosa significa che dopodiché Marco de Rosh si espande? Che dopo che io ho incontrato, significa che io mi sono innalzato la mia richiesta, la mia preghiera verso la dazione, e allora io ricevo dal Bore correzione, allora il mio desiderio di ricevere era solo ristretto, ora attraverso questo io ricevo dal Bore luci, correzioni, forze, intenzioni, ora il mio desiderio di ricevere comincia a sentire che cosa è compreso di questo, come può lavorare. Allora il desiderio di ricevere attraverso l'influenza del Bore comincia a formare se stesso, a ricevere una forma, ciò è più vicino al Bore, che cosa è di meno, quali sono i vasi della dazione, vasi di ricezione, e in quale modo io posso lavorare. Ne consegue che questo appello al Bore è finito e ora io ho delle correzioni. Il Bore mi ha corretto e quindi mi ha mandato la luce è entrata dentro me e ha cambiato tutti i miei desideri, li ha sistemati, li ha, e così il Parsuf è costruito. Prima della fine, prima di questo c'era solo desiderio, così, e ora c'è una restrizione che è fatta su questo, io mi rivolgo al Bore, che voglio essere abituato a questo solo con l'intenzione di dare verso di lui, e allora io ricevo una reazione che viene da lui, e questa reazione che lavora nel mio desiderio di ricevere, sistema il mio desiderio di ricevere già in un modo corretto, Rosh, Tok, Sof, tutte queste parti che sono nel Parsuf spirituale.